ringrazio da cuore che siete venuti qua a condividere con me tutta questa gloria e felicità che finalmente avremo casa nostra, o più preciso avrò casa mia io. Qui avrà sede, saranno sede, l'italiano oggi non va, madonna, sarà sede operativa di World Kettlebell Sport Federation, proprio qui. Sede operativa di Federazione Italiana Kettlebell Sport e ovviamente sede operativa, pratica, teorica, tutto didattica di International Kettlebell Academy, che in realtà già esiste 10 anni, solo che non avevo spazio fisso. Da adesso, da oggi, diciamo così, sarà già uno spazio preciso. Non è questa palestra, 304 metri quadrati, dedicata al kettlebell sport, allenamento funzionale, cross training, benessere psicofisico, in generale per tutti. Preparo e faccio preparazioni per tutte le attività, per gli atleti che fanno karate, che fanno box, che fanno motocross, che fanno calcio, pallavolo, judo, kettlebell sport ovviamente, questo è anima di mia attività, di mia vita. Chi non mi conosce, quest'anno 31 dicembre, 31 anno che gareggio di kettlebell sport e anche l'altri sport, ma soprattutto kettlebell sport. 27 anni di esperienza sportiva come allenatore, continuo ad andare avanti, sono sposato, 2 figli, mia moglie, veramente qua. Io ti voglio com'è? Andato via, se ce l'ho. Allora, per ufficialmente adesso entrare, dobbiamo tagliare questo nastro, ma prima di tagliare il nastro, maestro, musica alta devi dare al momento. Dobbiamo alzare queste bandiere, bandiera International Academy, Federazione Italiana e World Kettlebell Sport Federation, con vostri applausi, io 5 minuti alzerò queste bandiere. Kettlebell Sport da piccolo dovere Federazione Mondiale 18 settembre 2000 in Italia, perché avevo qua mia sorella, avevo un amico Vitali, dov'è? Eccolo lui, arrivato qua per 6 mesi, massimo un anno, ma vedevo che poco fatto, perché il nostro sport proviene dall'Unione Sovietica, erano 5 paesi, Ucraina, Russia, Bielorussia, una repubblica, Bashkortostan e Tatarstan. Era tutto mondiale, sentivo con cuore che bisogna promuovere, bisogna andare avanti, spingere dal fuori verso Ucraina, Russia, questo sport. Anni passavano, ho dovuto portare famiglia perché bisognava crescere, passati già 19 anni, Italia migliore squadra del mondo, Italia campione del mondo 8 volte, 7 volte campione Europa. Abbiamo creato una didattica enorme, bella, migliore del mondo, di promozioni. Parlandoci adesso di kettlebell sport, Kiri Sport, ma non solo questo ovviamente. Volevo ringraziare ovviamente Giovanni, eccolo presente il signore, sempre presente qua era, e quando noi facevamo scommesse, chi viene prima, 4 del mattino, 4 e mezzo, spesso vincevo io, venivo prima che lui. Dopo che finiamo tutto bene, dopo 7 di sera, Giovanni ha preparato 4 brani sul pianoforte in suo ufficio. Giovanni, mi raccomando. Ringrazio Matteo Castiglioni, eccolo qua presente. Matteo, grazie a te per tutto il progetto, gli impianti che hai fatto. Grazie ragazzi a tutti voi che siete venuti, ripeto ancora. Adesso forbici, taglio e dovevo portare, eccolo qua. Grazie Alessandro. Avvicinatevi ragazzi, taglio ufficialmente. Eccolo qui. Bene. Adesso apro una bottiglia spumante e facciamo un brindisi. Ragazzi, scusate, è stato un disagio di spinta. Andiamo dopo.
Questo dobbiamo fare proprio, si sente questa apertura. Battila, lo metto in tasca. Allora ragazzi, viva attività fisica a tutto mondo, soprattutto a Turbigo. Ragazzi, avvicinati, facciamo brindisi. Vado a prendere anch'io l'altro. Per te apro. Grazie. Grazie davvero. Proprio un momento di un secondo solo che ha scappa. Non ce l'ha ancora? Ci abbiamo tutti? Ragazzi, cin cin, saluti! Basta che devo fare ragazzi, da plastica non vuole usare, ce l'hai detto. Thank you.